faccio io attenzione. No, no, davvero non lo faccio, faccio io attenzione alla macchina. No, non la metta, non la metta, faccio io attenzione. Ciao caro, senti un po', ma non ce l'ho con te. Il fatto che tu sei qui a fare il parcheggiatore abusivo davanti al comune di Bari, con i vigili urbani, non ti preoccupa minimamente? Davvero, guardi, metto io un occhio alla macchina. Metti la buona parola. Quando? Un caffè a piacere, signore, un caffè a piacere per noi. Un caffè a piacere, non metti il grattino, di a noi, caffè a piacere. Pago con l'app io. Paga con l'app? E così ci frega tutti, però di anche a noi un caffè a piacere. Un caffè a piacere. A piacere. A piacere. A piacere di dare il caffè? No. Cosa vuoi? È 2 euro, un euro, 2 euro. Ce no, li ha? No, no, io non pago. Ma gli abusivi, no. E perché? Si rifiuta. Si rifiuta. E devo cambiare pure io, tengo famiglia. No. C'è lavoro. C'è lavoro. E dove ce lo dia un lavoro? Trovalo, trovalo. Lo devo trovare. E tutto io devo fare, devo trovare lavoro, non ho capito, devo lavorare, devo pagare gli stipendi a te, ai colleghi, cioè, tutto io devo fare, qualcuno deve fare qualche altra cosa. Dino, siamo qui, questo è, vi ho fatto vedere come funziona più o meno. Non ti preoccupa il fatto che ci sono i vigili urbani? Vabbè, comunque basta, dai, dai, andiamo via, dai. Perché Tino? Perché dopo il nostro servizio, per assoluta e pura coincidenza, i residenti di questo luogo ci hanno segnalato come i controlli siano stati intensificati, perché tra l'altro siamo in una zona sensibile tra il palazzo di città. Tino, girati alla tua destra, il palazzo di città, torna su di me, dammi la 2, tra il palazzo di città, la 2, tra il palazzo di città, e girati dall'altro lato, il palazzo del governo. Quindi capisci che paradosso è avere il parcheggiatore abusivo proprio sotto alla legge. Cioè, nel senso, no, nel senso che è la legge che sta sotto, ah, in questo caso. In questo caso. E quindi domenica alcuni amici, tra l'altro una guardia giurata, ha fatto in modo che fosse beccato proprio uno dei parcheggiatori abusivi, tra l'altro dei due che avevamo segnalato, individuato noi in quella circostanza. Il parcheggiatore abusivo è stato identificato, tra l'altro un parcheggiatore abusivo anomalo che va in giro con la macchina, cioè proprio a bordo della macchina. Sì, è strano, perché poi magari evidentemente se ne va subitaneo via dal luogo. Ha già fatto il giro. Ma in fondo mi sono tolto io con la macchina che dopo qualche. Ah. E mo vado a vedere in fondo se è libero. Fatto. Quindi poi la pago a lei il bigliettino? Sì, no, un tratto non devi pagare. Ah no, dice che c'è il passeggiatore? No, la domenica non devi pagare. Ah, quindi non pago niente? Siamo noi qua fino alla mezzanotte. Ah, quindi do a lei qualcosa? A buon cuore, bravo. Vabbè, vediamo se trovo il parcheggio. Ma noi prendiamo atto di questo con la speranza di non dover assistere a un controllo che dura da Natale a Santo Stefano, così si dice dalle nostre parti, quando è molto breve, e per questo condividiamo simbolicamente la nostra soddisfazione e quella di tutti i baresi con i vigili urbani. Lo facciamo fermando, Tino, i primi che troviamo, va, li fermiamo e condividiamo. Ma sì, dai, sì, dai Tino, là. Dai, ora! E so che non potete parlare, solo condividere con voi la gioia dei baresi che sono stati contenti di vedere intensificati i controlli in Piazza Libertà tra il palazzo della città e il palazzo di governo. Nuovi, sappia, nuovi servizi. Nuovi servizi. È stato un caso all'indomani di quello che abbiamo fatto vedere, però è giusto che sia così. Mi raccomando, non mollate. Dite al comandante di non mollare. Mi raccomando, non facciamolo durare da Natale a Santo Stefano. Tino, andiamo a controllare. No, che là la puoi mettere, la manco. La parcheggio non quelle di Bari Vecchia, altro. Vieni qua, vieni. E mo', parcheggiare. Polizia, forse gli stanno chiedendo qualcosa. Vediamo. Non paghi il grattino? No, c'ho la costi mia moglie, il pass di sabili. Ah, e tua e sua moglie però dov'è? L'ha lasciato al bar. Dico però in qualche maniera quando va non paghi, perché ci siamo noi qua. Dia un caffè a piacere a noi e noi siamo attenti alla sua macchina, anche perché sai cos'è? Se non dai il caffè a piacere, poi te la righiamo, ed è un peccato perché ho visto che è abbastanza nuova. Allora rigala. La posso rigare? Sì, sì. Cioè, lei è uno di quelli intransigenti che dopo ce l'ho la chiave. Posso fare i quadretti? La chiave è buona, vedi? Ok, vado, gliela faccio la parte a parte. E poi se io poi dico confidente a quello che me la graffia? No, dai, non deve avere questa reazione, perché ognuno ha le sue ragioni, bene, anche io tantissimo. Ci avete anche visto, avete sentito
chiedere aiuto per chi non riesce ad arrivare a fine mese. È chiaro che bisognerebbe trovare delle politiche del lavoro, delle politiche sociali che meglio sappiano evitare questo scempio, perché questo è uno scempio. Avviene in un momento in cui la città di Bari è al centro di una vita turistica e mondana particolarmente attiva. Sì, particolarmente frizzante, frizzantina, croccantina, e quindi questo veramente fa a cazzotti con questa situazione. Sicuro che non può darmi un caffè a piacere. Ma se non dai un caffè, che piacere è? Vero, lo vedo sconsolato, ma non... piuttosto che la prossima, vabbè, noi stiamo qua, noi stiamo qua, ci ha anche dato un bacio, ringraziamo, lo abbracciamo e ribadiamo, bisognerebbe in qualche maniera salvare capra e cavolo. È difficile, Tino, e non è qualunquismo qualunque o un qualunque qualunquismo. È un populismo qualunquistico. Ora speriamo che le forze dell'ordine facciano spostare questo parcheggiatore. Purtroppo dobbiamo definirlo abusivo.